C'è la fiducia che avevo nei giorni scorsi, la norma non c'è, non ci sarà al Senato, quindi ci sarà alla Camera probabilmente, stiamo ad attendere. Noi siamo stati chiari, siamo stati propositivi, non voglio ripetere le cose che ho già detto nei giorni scorsi, adesso ci attendiamo che altri traducano gli impegni in fatti, e i fatti in questo caso sono le norme che servono ai cittadini, servono ai territori, servono al Paese, per poter continuare le storie che stiamo facendo tra mille difficoltà in questa città, come questa. Se noi avessimo meno vincoli normativi e meno blocchi finanziari, potremmo fare tanto ancora di più per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini, avere migliori servizi, più qualità della vita. Stanno inserendo di tutto in questa manovra di bilancio, la manovra prima delle elezioni, noi ci attendiamo le risposte, quelle vere, che servono per i nostri territori, a Napoli come a Torino, a Milano come a Messina. Sono le richieste dei sindaci che traducono nelle loro proposte le aspettative, i bisogni e le esigenze dei nostri concittadini. Siamo fiduciosi che ci possa essere, i tempi si allungano, ma la nostra pazienza è una pazienza proverbiale. Il governo ha stanziato oltre 2 miliardi di euro per ristrutturare il debito delle regioni. Noi abbiamo chiesto altrettanto, finora abbiamo avuto solo impegni e non norme. Visto che siamo alla vigilia, lo voglio ripetere, di una partita così importante come Napoli-Juve, un allenatore bravo, oltre che simpatico, diceva il rigore quando l'arbitro fischia. È norma quando il Parlamento l'approva, fino a mo' abbiamo fatto solo chiacchiere, quindi noi attendiamo con la fiducia proverbiale di noi napoletani.